di rimetterti in riga! O verrò io stessa a Hogwarts a spezzarti la bacchetta in due! Una storia è una noia, ma giocare col fuoco è sempre una gioia! Revenio! Non so se mi troverei bene in un posto piccolo come questo. Lumos! Revelio! Revelio!
Questa costa non mi piace per niente. Ho ricevuto il tuo gufo. Grazie. Felice tu sia qui. Ho avvistato delle frotte di seguaci di Nranrok salire dalla costa. Ne ho udito uno dire che sono diretti a un'altra caverna, come quella trovata da noi. Com'è possibile che siano ancora un passo avanti a noi? Non possono sapere del trittico. Non so. Ho visto un altro ricordo. Questa volta era di una custode di nome Niv Fitzgerald. Era turbata dal modo in cui Isidora ha usato la magia antica. Ma ancora non so come tutto questo si colleghi a Nranrok. Questi custodi ti stanno prendendo in giro. Devi pressarli per avere maggiori informazioni. Non funziona così. Per accedere a ciascuno di questi ricordi devo completare una prova. Non è semplice come credi. Mi stanno mostrando i ricordi in un ordine specifico. Loro... O non si fidano di te, o non hai sufficientemente a cuore N per porre loro le domande più scomode. Certo che ho a cuore N. Siamo arrivati fin qui. Non permettere alla tua frustrazione di prevalere. Va bene. Mi fiderò dei tuoi cari custodi, per ora. Ma lo faccio controvoglia. Non abbiamo scelta. E ora che ne dici di vedere perché il trittico ci ha condotti qui? Presto, prima che ci scoprano. Tieni gli occhi aperti. Ho visto degli scagnozzi di Nranrok allontanarsi dal sentiero più avanti. Mi chiedo perché? Vorranno fare razzie. Questa montagna serviva a custodire gli oggetti preziosi del re. Ma è stata abbandonata quando Nranrok si è impadronito della costa. Portatemi una decina di umani e li affronto tutti. Quelli quando mi vedono scappano ogni singola volta. Incendio! Arresto momento! Difendo! Inferno! Confringo! Expelliamo! I seguaci di Nranrok meritano tutti lo stesso destino. Ben fatto. C'è un testra lassù. Per alcuni sono un cattivo presagio. Non per tutti, però. Lo so. D'accordo. Senti, non ho nessuna intenzione di scalare questa montagna in silenzio. Lumos! Il nido dei Testral deve essere vicino. Confringo! Mi dispiace che possiamo entrambi vedere i Testral. Una capacità che avrei preferito non ci accomunasse. Accio! Leviosa!
tutti gli intrusi. Aspetta, dobbiamo studiare un piano. Sono stanco di pianificare. Hai paura di... Expelliarmus! Intrusione! Bombarda, Rizzo! Confringo! Si meritavano. Revelio, cosa ti è saltato in testa? Di uccidere quei goblin. Potevi farci ammazzare. Ma non l'ho fatto. Sembra che i seguaci di Ranrok fossero diretti più avanti nel sentiero. Proseguiamo. Revelio! Revelio! Lumos! Ranrok la farà pagare a tu! Qualsiasi manufatto di argento goblin appartiene a noi, che sia una spada o uno di quei fantomatici depositi. Hai sentito quel goblin? Che ridicolo concetto! Revelio! Revelio! I seguaci di Ranrok meritano tutti lo stesso destino. Ben fatto. Revelio! Lumos! Lumos! Confringo! Lumos! Lumos! Lumos!
Concordo. L'unico mago buono è un mago morto. Revelio. Ranrock ha ragione al riguardo. E io ho tutte le intenzioni di aiutarlo nei suoi scopi. Che audaci giramondo che siete. Occhi aperti, mi ricordo. Vedete questo Thanos? Lo stufato di funghi di mia madre, quello sì che era imbattibile. Erano grossi come cespi di latta. Essere questa. Sebastian, aspetta. Aspettare? Cosa? Perché improvvisamente tanta cautela? Ascoltami. So che sei arrabbiato e abbattuto, ma attaccare ora potrebbe vanificare tutti i nostri progressi. Lodgok ha detto... Ah, il tuo amico Goblin? Smettila. Non tutti i Goblin sono come Ranrock. Io non sono il nemico. Vogliamo la stessa cosa. Trovare delle risposte. Pensavo che volessimo la stessa cosa. È così. Ascoltami. Lodgok conosce Ranrock molto meglio di noi. Mi ha detto che Ranrock sa dei custodi e sta perlustrando tutti i luoghi legati in qualche modo a ciascuno di loro. Ecco perché sembrano sempre essere un passo avanti a noi. So quel che sto facendo. Devi fidarti di me o non credo che potremo andare avanti assieme. Va bene. Mi dispiace. Mi sto lasciando sopraffare dalle emozioni. Ed è così già da un po'. Mi fido di te. E non credo di poter salvare Anne senza il tuo aiuto. Bene. Ranrock chiaramente sa più di quel che credessimo. Dobbiamo stare attenti a non fare errori. Attaccare ora non serve. Ci attende un durissimo lavoro. Dobbiamo operare assieme. Solo così troveremo l'ultimo pezzo del trittico. Sono d'accordo. Revelio! Lumos. Revelio. Lumos. Splendido. Ragni. Perfetto. Revelio. Confringo. Quasi non ho preso. Bombarda. Expelliarmus.
Abbiamo liberato il mondo da un altro rango. Stanotte dormirò meglio. Revenio! Confringo! Bombarda! Revenio! Incendio! Una spintarella e quel forziere sarebbe caduto. Oh, ce ne volevano tre, almeno. Quei ragni sono intenzionati a divorarci. Di sicuro siamo meglio di una cena a base di coca. Bestiacce fastidiose. Revelio! Una scala che conduce qui. Per quale motivo? Sembra che nessuno vi metta piede da tempo. Confringo! Bombarda! Confringo! Bombarda! Revenio! Expelliarmus! Confringo! Guarda questo posto. Non è il mio stile, però. Troppo esagerato. Imperio! Expelliarmus! Confringo! Confringo! Expediamo! Confringo! Expediamo! Attraversare la caverna non può essere stata l'unica sfida. Forse dobbiamo cercare delle rune. Revelio! Confringo! Le casse le troviamo per fortuna o abbiamo già visto simboli runici come questi? Revelio!
spada! Abbiamo liberato il mondo da un altro ragno. Stanotte dormirò meglio. Revelio! Confringo! Non sarà mai troppo presto quando usciremo da qui. Revelio! Sebastian, una pagina di diario. Cerchiamo le altre. Perché non ha lasciato tutte le annotazioni del diario nello stesso posto? I troll infuriati sono un toccasana per l'amicizia. Revelio! Confringo! Revelio! Confringo! I troll hanno messo tutto a soqquadro. Ci sono detriti ovunque. Revelio! Reparo! Quella scala ti ha dato filo da torcere. Un intero gomitolo, direi. Confringo! Revelio! Revelio! Un'annotazione di diario. Isidora è stata qui. Accio! Wingardium Leviosa! Leviosa! Revelio! Confringo! Revelio! Quante scale! Sono senza fiato! Però ne è valsa la pena! Che panorama! Yeah.
Wingardium Leviosa. Leviosa! Lumos. Leviosa! Azzo! Ottimo lavoro. La tua abilità non cessa mai di sorprendermi. Un altro ostacolo. Sarà un modo per farlo saltare via. Revelio! Buone notizie? Questa annotazione è preoccupante. È impossibile che non ci siano sbocchi. Deve esserci un altro piano sopra di... Revelio! Incendio! Revelio! Difendo! Confringo! Quasi non avrei saputo fare di meglio. Revelio! Questo posto non può essere appartenuto solo a Isidora. Accio! Revelio! Un altro simbolo runico. Ormai dovrei... Confringo! Revelio! Che sia un'altra zona creata da... Confringo! Isidora deve aver affinato la sua abilità con la magia antica in questo posto. Revelio! Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. Revelio! L'ultimo pezzo di tela del trittico! Ce l'abbiamo fatta! Isidora non avrebbe dovuto tenere tutto questo segreto. Dai ricordi che ho visto, so che i custodi e Isidora non la vedevano allo stesso modo sull'uso della magia antica. Però non capisco perché sembra essersi data tanto da fare per raccontare la sua storia a loro insaputa. Vorrei potessi vedere uno dei suoi ricordi. Già, anche io. Forse completando il trittico riusciremo a capirci qualcosa di più. Revelio! È incredibile l'avventura che ci ha fatto vivere questo trittico. Lumos! Ci siamo! Non tenermi sulle spine. Piazzalo, dai!
altro pensatoio. Stavamo inseguendo questo. Mi chiedo se... Che cos'è? Beh, scopriamolo. Non posso resuscitare mio fratello, ma posso darti la pace, papà. Avanti, accomodatevi. Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Ci siamo? Voglio mostrarvi qualcosa. Papà, sono i miei colleghi di Hogwarts. Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Isidora. Ma che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Grazie. Funziona? Direi proprio di sì. Ovviamente, è Argento Goblin. Mi serve qualcosa di più grande. D'accordo. Sarebbe utile se mi dicessi che cosa dovrà contenere. Magia. Avanzata da un incantesimo per rimuovere il dolore. Però, se usato correttamente, il suo potere è in grado di fare molto di più. Perché vuoi mettere da parte una simile magia? Voglio tenerla al sicuro finché i miei colleghi non ne capiranno il valore. Alcuni sono turbati da una tale magia. Non tutti sono pronti a un simile potere. Forse no, ma qualcuno lo sarà. Ha eliminato il dolore. Lo sapevo. C'è un modo per aiutare Anne. Qualcosa non va, Sebastian. Che vuoi dire? Hai visto ciò che ha fatto? No, non con i ricordi, con il ritratto. Io credo che Isidora non sia apparsa semplicemente perché non può. Non ti seguo. Abbiamo già visto quel posto. La casa a Feldcroft, il quadro distrutto. Era lei. Sì, è vero, qualcuno ha distrutto delle tele incantate. Ma abbiamo trovato il ricordo. Sì. Sì, hai ragione. Abbiamo visto quello che voleva mostrarci, quello che poteva fare, che tu puoi fare. Ma non so come fare quel che ha fatto Isidora. Allora dovrai imparare. Ti insegneranno i custodi. Non so se lo faranno. Per i custodi, rimuovere la capacità di provare dolore è una forma di magia complessa e imprevedibile, da usare con grande cura, se non da evitare. Da evitare? Ma se hai superato tutte quante le loro prove, hai già dimostrato quanto vali. Tu puoi farcela. Ne hai le capacità. Ti prego, parla coi custodi. Se non per me, fallo per Anne.
Perché i custodi vogliono far star zitta Isidora? Perché distruggere il suo ritratto? Ho trovato una delle trivelle di Ranrock in una miniera lungo il litorale. Intendo distruggerla. Sono stanco di cercare di ragionare con lui. Puoi unirti a me, ma nel caso non dovessi vederti lì, ti contatterò al mio ritorno. Ho qualcosa da darti. Lodgok si sta cacciando in guai che non immagina nemmeno. Devo trovarlo. Babbani, sono sconcertata. Non frequenterai mai più questo amico. E se mai quella donna dovesse farsi risentire, mi assicurerò io che tu non sia mai tuo suo figlio. Revenio. Alo, Mora! Cosa abbiamo qui? Un demiguise? Ora sei mio. Aggiungermi alla sala grande? Non me la passo bene in questo momento e avrei tanto bisogno di un amico. Conosci il borgo di Ironbane? È a sud del castello. Credo che la Revelio voleva che trovassimo sia proprio da quelle parti. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. Certi giorni sono più difficili di altri. Nati, va tutto bene? Ci sono momenti in cui l'assenza di mio padre passa in secondo piano e per un giorno o due mi sento in pace. Ma questo non è uno di quei momenti. Mi manca. Mi manca correre con lui. Mi manca il Matabeleland. Dovrebbe essere ancora al mondo. Ed è colpa mia se non è così.
Natty, non è colpa tua. Non avresti potuto impedirlo in alcun modo. È quel che dice mia madre. Ma lui è morto proteggendo me. E io non posso che sentirmi in colpa. Mi ritrovo a vivere quel momento più spesso di quanto vorrei. Credo mi sentirei meno impotente se riuscissi a mettere fine ai crimini di Harlow e degli uomini di Rookwood. Ogni giorno in più in cui rimangono liberi è un danno per la società, con persone come Archie Beacle a subirne le conseguenze. Sono d'accordo. Li prenderemo. Non ho mai visto una persona più dedita a una causa. Grazie. Credo davvero che li prenderemo. A partire da Harlow. Grazie per aver parlato con me. Mi ha fatto bene. Revelio! Sull'alga branchia, ma anche in quel caso mi servirebbe saper nuotare. Sei qui per farti una nuotata? Cielo, no. Anche se comincio a pensare che dovrei proprio imparare a nuotare. Non posso certo essere un'ambasciatrice presso i Maridi se non so nuotare. Sei un'ambasciatrice presso i Maridi? Beh, tecnicamente no. Non ancora, almeno. In realtà questo incarico non esiste al momento, ma io ho un piano per cambiare le cose. A proposito, sono Nerida, Nerida Roberts. Abbiamo duellato insieme a bacchette incrociate, una volta. Ma sì, certo. Che piacere rivederti. Altrettanto. Sembrano interessarti molto i Maridi. È così. E loro sono fraintesi e ignorati dal mondo magico, tanto quanto i Goblin e i Centauri. E se Goblin e Centauri hanno i loro ambasciatori presso il Ministero, allora anche i Maridi dovrebbero averli. Sono davvero colpito. Penso che aprire un dialogo con i Maridi sia un'idea fantastica. Davvero? Oh, grazie. Anche se per il momento non ho ancora fatto niente. Settimane fa ho fatto loro un dono e loro l'hanno ricambiato, lasciando qualcosa per me in una delle loro grotte, insieme a un invito a visitarli. Ho cercato di spiegare che non sapevo nuotare, ma temo non mi abbiano capito. Il maridese è una lingua complessa. Quali torti pensi che abbia commesso la stirpe dei maghi nei confronti dei Maridi? Beh, abbiamo sempre ritenuto i Maridi inferiori a noi, sebbene vi siano molti punti di contatto tra le nostre culture. Non si può biasimarli se hanno rifiutato lo status di esseri proposto dal Ministero. Chi siamo noi per classificare creature così belle e intelligenti? Quali compiti dovrebbe avere un ambasciatore presso i Maridi, secondo te? Molteplici. Voglio imparare tutto su di loro. Naturalmente, dopo che avrò imparato a nuotare, perfezionerò il mio maridese. E risponderei a tutte le loro domande sul mondo magico. Una migliore conoscenza reciproca sarebbe un fattore di crescita per entrambe le nostre civiltà. Perché sei così interessata ai Maridi? Non so neanche spiegarti quanto siano geniali. Si dice che alcune storie che li riguardano siano arrivate persino ai babbani. I Maridi più antichi, le sirene, vengono dalla Grecia e naturalmente la Scozia ha i Selchi e l'Irlanda è la patria dei Merrow. Potrei parlare per ore delle loro splendide comunità subacquee, di come addomesticano la fauna marina, della loro arte e della loro musica. È ridicolo quanto poco sappiamo di loro.
Beh, io so nuotare. Posso aiutarti se vuoi. Sul serio? Lo faresti davvero? Oh, grazie! Grazie, grazie! Non vorrei mai che pensassero che ho snobbato il loro regalo. La diplomazia richiede tatto. Allora, se non mi sbaglio, per raggiungere la loro grotta ti basterà tuffarti in quel punto lì. Non vedo l'ora che tu mi riferisca le tue scoperte. Presto potrò vederle con i miei occhi, ne sono sicura. Chissà se i Maridi hanno lasciato davvero un manufatto a Nerida. Confringo! Dunque, ho bisogno che tu venga con me. E ora tocca alle altre. Cosa si c'era di bello qui? Nerida sarà molto contenta. Ma... Il regalo dei Maridi era esattamente dove avevano detto. Oh, che splendida notizia! Temevo che interpretassero il mio ritardo nel raccoglierlo come uno sgarbo. I nostri rapporti con loro sono già così fragili. Sono felice di aver contribuito a stabilire delle buone relazioni diplomatiche. Per la barba di Merlino! È magnifico! Lo mostrerò a tutti, anche al ministero! Sarà meglio consegnarlo a mano o mandarlo con un gufo? Ti ringrazio ancora tantissimo. Il tuo gesto potrebbe aver migliorato le relazioni tra maghi e Maridi per i prossimi decenni. Non vedo l'ora di studiarlo meglio. A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Se un mago oscuro dovesse partire... Scusa! I babbani ci hanno sempre reso la vita difficile. Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo. Nessun cliente esce da Stracci & Sons deluso. È la nostra promessa. Nessun cliente esce da Stracci & Sons deluso. È la nostra promessa.
La nostra cara Clementine ti ha coinvolto nelle sue scorribande con le farfalle, eh? È una ragazza strana, ma il mondo è bello perché è vario. Mi sembri una persona di buon gusto. Torna a trovarmi quando sarai nei paraggi. Va tutto bene? Oh, per fortuna! Grazie per averlo chiesto. Io sono Betty Bugbrook. E no, non va per nulla tutto bene. Si tratta della mia amica Nocciolina. È nei guai! Nocciolina? Sì, è un unicorno. La conosco da anni. Non le piace uscire dalla foresta, per cui una volta a settimana vado a spazzolarle la criniera e a portarle delle leccornie. Ha un manto meraviglioso. Beh, l'ultima volta che l'ho vista, siamo state attaccate da un branco di lupi feroci. Nocciolina, da fedele amica qual è, si è frapposta fra me e loro per proteggermi e temo sia rimasta ferita. Oh, mi dispiace tanto. Vorrei tanto aiutarla, ma sembra essersi nascosta, probabilmente per paura. Se non sbaglio, a Hogwarts vi insegnano ad accudire gli animali, vero? Magari potresti trovare la mia amica unicorno e portarla in un posto sicuro, così che possa guarire. Come ha fatto a diventare amica di un unicorno? Per pura fortuna. L'ho incontrata quando non era che una puledrina dorata. Non aveva neanche il corno ancora. Oh, si è subito fidata di me. Passavamo ore e ore a giocare. Oh, spero davvero che stia bene. Il crine di unicorno è usato come nucleo delle bacchette e perdere un crine o due non è grave. Ma ho paura che quei bracconieri la vogliano catturare per il suo sangue, per prolungarsi la vita. Oh, non riesco neanche a pensarci. Terrò gli occhi aperti. Se dovessi vedere la sua amica unicorno, la porterò al sicuro. Oh, hai davvero un buon cuore. L'istinto me lo diceva, ma ti prego, pensa anche alla tua incolumità. Non so esattamente dove sia, ma posso dirti che la sua tana si trova a nord di Hogsmeade. E anche se ultimamente non ho potuto strigliarla, suppongo abbia ancora il manto più bello e lucente di tutta la Mandria. Ricorda? Devo cercare un unicorno con il manto lucente.
pare che sia in pericolo. Hogsmeade, sto arrivando. Revelio. Ci sono guai in vista. Nocciolina deve essere qui da qualche parte. Su, nocciolina. Ora posso portare nocciolina in un vivario. Prima però devo far sapere a Madama Bugbrook che è salva. Madama Bugbrook, ho trovato la sua amica Nocciolina. Oh, grazie al cielo! Come sta? E tu stai bene? Per caso conosci un posto sicuro in cui possa stare? Stiamo entrambi bene. E sì, posso tenerla al sicuro io a Hogwarts. Hai davvero un cuore gentile. È un sollievo sapere che ti prenderai cura di lei. Grazie. Mi mancherà molto la mia dolce cavallina, ma sarà più al sicuro lontana da quei bracconieri. Dalle una bella spazzolata da parte mia. Prenditi cura di Nocciolina ora. La professoressa Hawin non ci crederà mai.
Su, su, non ti farò male. Tic non ha mai visto così tante piante qui. Tic pensa che la stanza sia molto migliorata grazie a te. E ora che combini?